Siamo dati Gesù e Maria. Liturgia di questa domenica settima del tempo ordinario, carissimi fratelli e sorelle, meravigliosa, difficile anche da commentare per la sua bellezza. Ci proviamo però, anche perché le letture sono molto ricche, collegate tra di loro. È chiaro che il tema dominante, tipicamente cristiano, è quello dell'amore al nemico, che Gesù ama molto, dicono nel Vangelo. Nella prima lettura che approfondiremo in questa prima media troviamo una bellissima anticipazione del comandamento di Gesù nella misericordia e magnanimità di Re Davide, che vedremo ci insegna molte cose, come muovere i primi passi al nemico e anche alcune profonde motivazioni che stanno alla base di questo comportamento lodevole e santo. Mentre la seconda lettura, bellissimo San Paolo che praticamente mostra il contrasto tra due tipi di uomini e quindi due stili di vita. Dice, esiste un uomo terreno, esiste un uomo celeste, esiste uno stile di vita terreno, esiste uno stile di vita celeste. È chiaro che chi mette in pratica il Vangelo di oggi non è un uomo terreno, ma è un uomo che si è rivestito della grazia di Cristo. Bene, dato che devo centrare tutte quante le messe, cercherò di prendere una lettura alla volta, cominciando dalla prima. Bisogna fare un pochino di storia, poca poca, per ambientare Re Davide. Re Davide è vissuto nel X secolo avanti Cristo, quindi 1000 anni circa prima di Cristo. E Saul, che qui è l'oggetto della magnanimità di Davide, Davide voleva ucciderlo, non l'ha fatto, era il suo più grande nemico. Saul è stato il primo re di Israele, era un uomo ambizioso e che si era macchiato davanti al Signore di una cosa bruttarella, nel senso che il nostro Signore gli aveva detto di fare delle cose ben precise e lui, come molti uomini fanno, le aveva fatte a metà, dice sì, questo sì e questo no. Il nostro Signore a un certo punto, per questa sua disobbedienza, lo respinge e sceglie uno al suo posto, Davide, che era un ragazzino quando fu scelto da Jesse, figlio di Jesse quando fu scelto appunto da Samuele. Tutti quanti sapete la storia di Davide e Golia, quindi non serve raccontarla, ma dopo la uccisione di Golia, di questo grande nemico, Davide diventa un grande generale militare, dovunque metteva le mani erano successi e la gente lo accavava e Saul ha cominciato a invidiare Davide, dice guarda un po' sto ragazzino, tra poco ci manca soltanto che mi tolga il regno, e ha cominciato a perseguitarlo di brutto, nonostante avesse ricevuto Davide solo benefici, e ha fatto di tutto per farlo fuori, con il buono con le cattive, anche tentando materialmente, manualmente, di ucciderlo. Gli ha tirato una lancia addosso, da cui Davide si è scansato, una schivata per miracolo. Ora c'è questo episodio. Saul dorme, Davide, suggerito da uno dei suoi uomini, da Abisai, gli dice guarda, io ti ho messo nelle mani il tuo nemico, lascia che inchiodi a terra, però lanciano un solo colpo e non aggiungerò il secondo. Cosa fa Davide? Attenzione alla motivazione. Chi mai ha messo la mano sul consacrato del Signore ed è rimasto impunito? Dopodiché Davide fa alcune cose, prende la lancia, la brocca, quindi le prove, se le porta con sé, chiama il re e gli dice guarda un po' re, la tua lancia, la tua brocca, potevo ucciderti, non l'ho fatto, il Signore renderà ciascuno secondo la sua giustizia e la sua verità, dal momento che oggi il Signore ti aveva messo nelle mie mani e non ho voluto stendere la mano, non ho voluto, potevo ma non ho voluto stendere la mano sul consacrato del Signore. Allora, Davide è vissuto 1000 anni avanti di Cristo, c'è questo passo della scrittura, perché Davide per questo episodio è considerato una figura, un precursore di Cristo, uno che non si è vendicato del grande male subito ingiustamente dai suoi nemici, perché Davide a Saul gli aveva solo che fatto del bene, non meritava di essere trattato così. E voi sapete bene che a quei tempi uccidere in questo modo un nemico non sarebbe stata tutto questo granché, come sarebbe divenuto un pochino più avanti con l'avvento di Cristo e poi dopo.
e Davide non l'ha fatto. Quindi la prima forma di amore verso il nemico consiste nel rinunciare a ricambiare il male con il male, che già è tanto, e in parte Gesù ne parla nel Vangelo. Quindi non soltanto fare del bene a chi ci fa del male, ma intanto cominciare a evitare di rispondere al male col male. Quando Gesù dice benedite coloro che ti maledicono, domanda: se qualcuno parla male di te e tu lo vieni a sapere, che fai? Generalmente, se uno è sincero, alla prima occasione possibile, beh, ha parlato male di me, certamente parlerò male di lui. Quindi già se tu sei capace, una persona parla male di te e non ne parli male di lei, già questo è un grande passo avanti. La motivazione che dà Davide: Saul era il consacrato del Signore. Voi sapete che nell'Antico Testamento venivano unte tre categorie di persone. Unte significava che il Signore le prendeva e le consacrava a sé, di modo tale che quelle diventavano persone sacre. E una persona sacra non si tocca perché? Perché ci pensa nostro Signore a farla correre, non perché è intoccabile, d'accordo? Per rispetto al Signore non la tocco, non per rispetto a noi, ma nostro Signore la farà correre il doppio, e Davide e Saul non hanno il suo doppio, con il suo triplo, se si comporta male e ha qualcosa di cui pagare davanti a lui: i re, i profeti e i sacerdoti. Allora Davide dice: io non lo tocco perché è il consacrato del Signore. Questa è una cosa che dovrebbe aiutare anche noi un pochino oggi, perché oggi siamo un pochino perso questo discorso, cioè il fatto che una persona consacrata faccia del male non è, come dire, legittimazione a rispondere al male con il male. Vedi? Siamo tutti quanti l'esempio di San Francesco d'Assisi. Papa Francesco recentemente ha citato il santo di cui porta il nome. Vedete, ai tempi di San Francesco d'Assisi c'erano tanti scandali, tanti preti indegni di questo nome, tanto per dirne, ecco. Una volta gli portarono uno che era notoriamente uno scandalizzatore pubblico, perché volevano dire: adesso che cosa dobbiamo fare secondo te a questo? Sapete che ha fatto San Francesco? Questo prete stava a cavallo, ha alzato lo zoccolo del cavallo, ha baciato lo zoccolo del cavallo e ha detto: nostro Signore gli farà tutto quello che è necessario, se è vero quello che dice di lui. Per quanto mi riguarda, io in lui vedo soltanto il consacrato del Signore, colui che consacra e ci dà la vestia. Attenzione, questo non vuol dire che si possa fare del male impunemente, no? Però noi adesso, con il Nuovo Testamento, abbiamo un'accezione più grande di consacrati. Voi lo sapete che tutti voi che siete qui, tutti siete consacrati. Devo invitare un po' di più agli incontri di catechismo che venite tutti, ne abbiamo parlato. Voi siete tutti quanti battezzati. Sapete qual è l'olio con cui si fanno le consacrazioni? Si chiama l'olio del crisma, che si usa nei sacramenti che non si possono perdere. Voi state qui ascoltandomi, sapete la differenza che c'è tra voi e me? Io ho tre consacrazioni, voi ce ne avete due, perché voi siete battezzati e crismati. Quando siete battezzati c'è un bel segno fatto con il crisma qui, proprio sulla parte anteriore della testa. Quando si è cresimati, questo lo ricordate, il vescovo ha fatto un segno della croce qui, e a me, quando è stato ordinato, il vescovo ha fatto due segni di croce, uno qua e uno qua, perché queste sono mani consacrate che hanno una volta consacrate. Quindi perché non reagire male per male nei confronti del prossimo, specialmente tra di noi, membri della famiglia di Dio? Perché siamo consacrati. Allora, sapete che significa? Questo ci dà, come dire, uno sprone in più a non comportarci male, ma attenzione che ci dà anche la responsabilità più davanti a Dio. Cioè, tu sei battezzato, quindi io, come dire, ho riverenza della consacrazione tua battesimale, ma stai attento che siccome tu sei battezzato, quindi sei un consacrato del Signore, nostro Signore, se fai qualcosa di male, a te ti fa correre il doppio rispetto a chi è consacrato a me, capite? Cioè, vi ricordate Gesù nel Vangelo, no? A chi molto puntato, molto sarà chiesto. Se tu sei prete, che sei consacrato ancora di più, ti chiede il triplo, capite? Allora,
Il primo insegnamento è che al male non si reagisce con il male, non si vince con il male, ma si vince con il bene. Per noi cristiani abbiamo non soltanto la consacrazione dei re, non soltanto la consacrazione dei sacerdoti, non soltanto la consacrazione dei battezzati, ma poi abbiamo anche un'ultima cosa che ci porta a non fare male a nessuno. Qual è? Che ogni essere umano ha un'anima creata da Dio a sua immagine e somiglianza ed amata da Dio. Per cui il motivo per cui non faccio il male al prossimo, ma lo perdono e cerco di aiutarlo a comprendere che casomai il male che ha fatto perché possa andare bene, è perché quell'anima di quella persona, in quanto tale, è sacra agli occhi di Dio. E quello che Dio desidera per quell'anima, anche qualora abbia fatto il male, è che di quel male ne prenda coscienza, se ne penta, lo ripari e porti almeno la sua anima alla salvezza. Questo è il sentimento che noi, in quanto discepoli di Gesù, dovrebbe sempre animarci. Poi capiamo benissimo, non c'è bisogno di dirlo, ma meglio specificare ad abbondanza, che la giustizia, specialmente per alcuni temi di stretta attualità, su cui invito anche a pregare, la giustizia deve fare il suo corso su tutti i punti di vista, sia la giustizia umana, sia, quando è necessaria, quella ecclesiastica. Qui si parla di stili di comportamento e di cuore nelle relazioni interpersonali, lo stile che noi dobbiamo avere come discepoli di Gesù, fermo restando che è chiaro che la giustizia, ripeto, umana è necessario per il bene di tutti, anche per prevenire e per reprimere le cose che fanno male al prossimo, che abbia il suo corso. Ecco, ci vuole un cuore rinnovato, ecco, dalla grazia e dalla presenza del Signore per entrare in questo mondo. Davide ce l'ha attivato nell'Antico Testamento, per il quale grande che aveva, anche non conoscendo ancora l'insegnamento di Gesù. E quindi significa che dentro di noi, se riflettiamo attentamente a queste cose, non ci fermiamo alla prima cosa del no, come si fa a fare così? Ecco, possiamo trovare il fondamento più grande di questo. Ecco, come dice Gesù nel Vangelo, ciò che volete che gli uomini facciano a voi, fatelo anche voi a loro. Mettiamoci nei panni, e concludo, Dio ci preservi, che avessimo fatto qualche cosa di brutta. Come vorremmo essere trattati trovandoci in quella condizione? Certamente non farla franca, d'accordo? Fare finta di niente. Essere disposti a prenderci tutte le nostre responsabilità. Ma penso che tutti desidereremmo che una porta alla speranza restasse aperta e alla possibilità di cambiamento. Ecco, lasciamola sempre aperta nei confronti del nostro prossimo, sapendo che tutti siamo deboli e fragili e tutti possiamo sbagliare, e quindi è necessario avere un cuore grande e misericordioso nei confronti dei nostri fratelli. Siamo lodati Gesù e Maria.